Ciao ragazze e bentrovate al nostro secondo video tutorial. Come promesso nel precedente video tutorial riguardante il LogoFacto, vi avevo promesso un progetto riguardante Pasqua. Così ho pensato, per rallegrare questa Pasqua un po' diversa e renderla colorita, ho deciso di fare dei coniglietti. Sono dei coniglietti semplicissimi, utilizzeremo solamente il panno Lenci e un po' di lana. Ed è anche questo un progetto molto versatile, perché voi potrete decidere di fare delle matite, decorarle, oppure dei cerchietti per i bambini, oppure decorare dei vasetti. In questo caso io ho messo dentro delle ovette di Pasqua, ma voi potete anche sfruttare, se ce l'avete, i vasetti per le spezie, oppure potrete fare dei centrotavola, dei segnaposto. In questo modo, oppure la versione da appendere. È un progetto molto carino, molto, insomma, versatile, e poi, essendo molto colorato, decora veramente la casa, che in questo momento ce n'è davvero tanto bisogno. Allora, iniziamo subito. In allegato troverete il cartamodello. Nel cartamodello, adesso ve lo faccio vedere, ci sono tutte le misure, ci sono le misure, i dettagli. Poi, come sempre, se avete qualche dubbio, mi potete scrivere. Allora, per prima cosa dobbiamo prendere i nostri ritagli di panno Lenci. Allora, io ho deciso di fare il coniglietto bianco, nulla vi vieta di farlo anche beige chiaro chiaro, più scuro. Lo eviterei, perché sennò poi sembra più un orsacchiotto che un coniglietto. Allora, noi prenderemo i nostri ritagli di panno Lenci, poi il nostro ritaglio del cartamodello. Anche in questo caso, allora, essendo bianco, io vi sconsiglio di riportare il contorno con la matita, ma semplicemente con la forbice. Andrete, poi è anche piccolo, quindi è anche semplice, andrete a ritagliare la sagoma in questo modo. Oggi vi insegnerò la cucitura a mano con il punto festone, che è il punto che a me piace di più. Nulla vi vieta ovviamente poi di cucire invece con il punto filza. Sono due cucitori diverse, va a gusti. Io preferisco quello festone, cioè invece chi preferisce il punto filza. A vostra discrezione, l'effetto non cambia, quindi è una questione solamente di gusto. Per fare veloce, ho già cucito le parti. Vi faccio vedere come va cucita con il punto festone. Adesso io faccio l'orecchia, ripeto, per rendere il video un po' più breve. Oh, mi sono già portata avanti. Adesso vi farò vedere come cucire il punto festone per chi non lo conoscesse. Adesso blocco il filo e poi ve lo faccio vedere. Nel frattempo, vi ricordo che da poco c'è la rubrica delle curiosità. La rubrica delle curiosità praticamente è la risposta alle vostre domande, alle vostre curiosità relative al cucito, relative ad avere un'attività in proprio. Quindi non fatevi problemi per qualsiasi domanda, fatemela, scrivetemi tramite social, tramite email, io vi risponderò e poi farò un video che renderò pubblico qui su YouTube, in modo tale che anche altre persone si possano un po' identificare e rispecchiare, immedesimare, possono lasciarsi ispirare comunque da questo mondo creativo. Allora, comunque mi sono vestita per l'occasione, so un po' di Pasqua, dai. Allora, il punto festone, adesso spero di riuscire a farvi vedere. Quando raggiungeremo i 1000 iscritti al mio canale YouTube, vi prometto che comprerò una fotocamera professionale. Quindi mi raccomando, invitate amiche, così prima arriviamo a 1000, prima riuscirò a comprare una macchina fotografica. No, scherzo, il problema è che adesso siamo chiusi in casa e la possibilità di adeguarmi alle attrezzature diviene un po' difficile. Allora, il punto festone, adesso ve lo faccio vedere. Praticamente, adesso cerco di mettermi vicino alla telecamera. Allora, voi non fate altro, poi anche qui è una questione di pratica, più lo fate, più sarete precisi nel farlo. Allora, entrate qua, tirate il filo,
Quando il filo è quasi alla fine, lo vedete che fa una specie di asola, incracche dentro, ok, lo vedete, e cracche. Poi incracche ancora, più o meno alla stessa altezza, ok, così, tirate, tirate, tirate. Quando è quasi adesso, ok, quando è quasi alla fine. Se non so se si vede, vedete, c'è un'asola, un'asola, quando è quasi alla fine ci passate dentro col lago, tirate. Adesso io sono messa in una posizione anomala, poi quando voi lo farete nella posizione corretta è molto più semplice, tirate e chiudete. E andate avanti così. Allora, le prime volte magari non riuscite anche nella stessa distanza, non vi preoccupate. È solamente una questione di praticità. Adesso io vado avanti a cucire. A me piace tanto il coniglietto come progetto. Ero in dubbio se proporvi un progetto con il coniglio oppure con la gallina. Perché anche la gallina, l'idea era molto carina. C'erano due ipotesi di progetto. Ed erano anche utili perché servivano poi per decorare la cucina, ma poi avevo paura che magari poteva essere un po' più complicato. Comunque, nulla vieta ovviamente di farlo nel futuro. Ovviamente, se voi avete magari un progetto che vi piacerebbe vederlo realizzato e volete vedere un po' il video tutorial per avere un'idea su come si fa, anche in questo caso scrivetemi. Così non appena ho un po' di tempo faccio un video tutorial per voi. Ok. Allora, questi qui sono i miei primi video tutorial. Io non sono mai stata davanti a una telecamera, quindi portate pazienza per le mie descrizioni. Sono un po' agitata, non l'ho mai fatto in vita mia. Però da qualche parte bisogna pure iniziare e quindi mi sono buttata in questa nuova avventura. Allora, per le orecchie, quando voi incominciate a cucire, non andate fino alla fine. Questo perché? Perché se voi arrivate fino a qua, poi non riuscite più a imbottirle. Qual è la differenza se imbottire o no le orecchie? Allora, se non le imbottite, il risultato è come questo. Quindi sono un po' mosse, diciamo così. A me piaceva l'idea un po' che cadevano in avanti. Se voi invece le imbottite rimangono rigide. Ancora, se voi inserite all'interno invece un filo di ferro, riuscite addirittura a dargli la forma che volete. Piegate in avanti, piegate all'indietro, piegate all'ingiù, come volete. Quindi qui anche qui sta a voi decidere che cosa preferite fare. Allora, dicevo. Per le orecchie vi fermate più o meno qui a metà, quindi io cucito tutta questa parte qua, tutta questa parte qua e sono arrivata fino a qua. A questo punto inizia a imbottire perché sennò dopo non riuscite più. Io ho questa pinza qui. Se voi ovviamente non avete una pinza così lunga, non è un problema. Usate quella che usate per le sopracciglia e iniziate a imbottire. Vi ricordo sempre di manipolare il meno possibile l'ovacca perché sennò diventa compatta e dopo forma una specie di grumoli e il lavoro non viene bene. Quindi le inserite poco alla volta e a mano che le inserite incominciate a chiudere. Sennò dopo magari fate fatica e va ovunque e anche qui magari esce dal lavoro e anche in questo caso non è bello da vedere. Quindi ok, ne prendo ancora un po'. È un progetto che se ne fa che un po' di versione colorata, decorare la tavola e le case è davvero molto molto carino. Perché mette un po' di allegria, un po' di colori. Ce n'è bisogno, ragazzi, in questo periodo. Ce n'è davvero bisogno. Poi il coniglietto fa tenerezza. Ok, questo è un progetto veramente semplice. Anche chi è alle prime armi,
veramente lo può fare. Io ho iniziato proprio dal panno Lenci, poi dopo ho cominciato ad appassionarmi anche al cucito, quindi proprio alla macchina da cucire, ma inizialmente io facevo solo e unicamente progetti in panno Lenci e ne ho creati tanti di progetti, davvero tanti. Ed è una cosa che a me piaceva perché il panno Lenci ci sono tanti colori, tanto versatile, lo riesce a manipolare in tanti modi. Quindi è un materiale che io amo. Quindi preparatevi che sicuramente vi proporrò tanti progetti in panno Lenci. E poi è facile, è semplice. Ecco qua. Adesso io ho chiuso la mia orecchia. Ok, adesso ci siamo. Ok, a questo punto cosa faremo? Una volta che avremo ritagliato le varie parti del coniglietto, quindi la parte del muso, la testa, le orecchie, sempre con la procedura che vi ho fatto vedere, quindi ritaglio in panno Lenci messo in doppio, ovviamente. Ci appoggiate sopra la parte del cartamodello e iniziate a ritagliare. Ok, una volta arrivati a questo punto, quindi abbiamo i nostri vari pezzi, ok, del coniglietto, iniziamo a lavorarlo. Allora, iniziamo dal muso. Il muso, per creare insomma questa parte qui, non faremo altro che prendere un filo di spago di juta. Se non ce l'avete, va bene anche un filo messo in doppio, stando attenti a non scrapparlo, oppure anche un nastrino sottile sottile, e andremo a farci un nodo. Adesso ve lo faccio vedere. A fare un nodo in questo modo qua, in mezzo faremo un nodo. Magari lo cinchiamo anche un po'. Ok. Faremo solamente un nodo e lo chiudiamo. Molto semplice. Che dà un po' la forma al muso in questo modo. Ok, tagliamo l'eccesso e lo andremo ad incollare qua. In questo modo, ok? Prendiamo la caldo. Schiacciamo bene e rimaniamo così per una settimana. No, scherzo. L'ultima volta era 5-6 ore. Adesso siamo passate a una settimana. No, rimaniamo qui un po' perché comunque la colla a caldo deve prendere. Ok, a questo punto, intanto che la colla si raffredda, facciamo le orecchie. La parte interna, come vedete qua, ho deciso di farla rosa. Non faremo altro in questo caso di prendere i nostri ritagli di panno Lenci rosa, il nostro cartamodello e tagliare. Ok. E poi le andremo a incollare sulle nostre orecchie. Eccoci qua. In questo modo avremo le nostre orecchie del coniglio, che poi adesso andremo a incollare qua dietro, così. Poi questa parte tanto sparirà, non si vedrà, perché ci faremo i capelli. Andrà dietro così, incollato così, uno di qua e l'altro di là. Voi potrete decidere anche in questo caso se
mettere le orecchie per così, metterne una dritta e l'altra piegata per così, che in modo un po' più simpatico. Cioè, anche qui a vostra discrezione, rendetelo un po' simpatico il coniglietto. E infatti io adesso le faccio le orecchie un po' storte. Una gliela metto piegata così. Dobbiamo rimanerci un po' così. E poi incolliamo anche l'altra. Ok, l'altra gliela incollo così. Adesso ve la faccio vedere. Io penso che a Pasqua riempirò la tavola di coniglietti e anche di uova, perché il cioccolato non deve mai mancare. Ecco, io l'ho fatto un po' storto perché mi piace un po' giocare con la simpatia. A questo punto possiamo fare i baffi del coniglietto, questi qua. Prendiamo anche in questo caso un filo di juta, la lunghezza ve l'ho segnata sul cartamodello e non farò altro che lo piego a metà, ok? Lo piego ancora a metà, taglio le estremità qua e qua e lo andrò a incollare nella parte in alto del muso del coniglio, in questo modo appoggio la forbice per non bruciarmi le dita. Ok, questo punto andrò a incollare il nasino, questo ritaglio qua in panno lenci, quindi sempre il ritaglio del cartamodello, il nostro pezzettino di pannolenci marrone, anche se è più chiaro il marrone va bene lo stesso. Io amo questo tipo di marrone scuro perché crea più contrasto e mi piace. Ok, e lo andiamo a ritagliare. Adesso io ce l'ho già ritagliato e ce lo andiamo a incollare sopra. In questo modo, una volta incollato, andremo a sistemare i baffi perché sono un po' lunghi. Io non ho fatto il ritaglio di juta troppo corto perché sennò poi manipolarlo diventa un po' più complesso. Quindi ho preferito farlo un po' più lungo e semmai dopo andare a rifinire il lavoro. E quindi andiamo a tagliare un po' i nostri baffi in questo modo. A questo punto iniziamo a fare i capelli. Per fare i capelli, cioè i ciuffetti, questi qua, dovremo creare una matassa di lana. Io scelgo questa qui chiara, che è un crema molto chiaro. Mi interrompo un attimo, ho un problema di luci. Eccomi qua, scusatemi, ma ho avuto un problema di luci. Sicuramente adesso sarà più buio, ma è l'unico modo per non vedere la luce lampeggiare. Allora, a questo punto dicevo, creiamo la matassa. Per creare la matassa, anche in questo caso comunque c'è scritto la quantità sul cartamodello, non faremo altro che prendere la lana, adesso l'appoggio qua che sono più comoda, tre dita e iniziare a girare per circa 20-25 volte. Allora, più fate giri, più la quantità di capelli verrà più folta. Ovviamente se ne fate pochi diventerà un po' spelacchiata, quindi è sempre meglio qualche giro in più che qualche giro in meno. E quindi ne faccio circa 25, 20-25. Ok, a questo punto mettiamolo giù, lo appoggiamo, tagliamo un pezzettino e lo chiudiamo. Adesso poi vi faccio vedere come lo chiudo. Ok, chiudiamolo bene bene, così la lana non scappa da nessuna parte. E ho creato una matassa piccolina. Cosa faremo adesso? Andremo a tagliare le estremità.
Così le apriamo. Una e due. Ok, arrivati a questo punto, prendiamo la parte dove c'è il nodo e la incolliamo qui così a metà. Ok, colla, ne mettiamo un po', tanto è un punto che poi non si vedrà a lavoro finito. La incolliamo così. Una volta che la colla ha preso, andiamo a sistemare perché così sembra un po' un coniglietto rocchettaro e andiamo a tagliare l'eccesso. Poi anche qui vedete voi se preferite avere un po' capelli sbarazzini o avere un coniglietto un po' più ordinato, va a gusti. Non è troppo lunghi, non piacciono. Poi la muovete un po', in questo modo vedete subito se ci sono delle parti che avanzano. Ok. Questi sono i capelli del coniglietto. A questo punto inseriamo gli occhi. Per gli occhietti del coniglietto, sempre su carta modello, c'è il cerchiolino che vi serve, è molto piccolino. Vi servirà il pannolenci nero. E lo andiamo a mettere sul nostro visino. Ecco qua, uno. Anche in questo caso l'avevo già tagliati per portarmi un po' avanti il lavoro. Ecco qua. A me così gli occhi neri non mi piacciono molto perché non danno espressione al coniglietto, quindi andremo a fare i punti luce. Per i punti luce ci servirà ben poco. Allora, un bulino, se non ce l'avete va benissimo anche una penna che non scriva ovviamente, una penna e usando la punta e la tempera normale bianca. Ok, prendiamo la parte più larga e facciamo il punto di luce più grande. Ok, uno e due, in questo modo qua. E poi con la parte più piccolina andiamo a fare un pallino più piccolo. Ecco qua, in questo modo. E adesso andiamo a creare delle belle guanciocche colorate, in questo modo. Non so se si riesce a vedere in video, comunque sono un po' colorate. In questo caso ci serve solamente il fard che noi usiamo per croccarci. Quindi lo prendiamo, però anche questa è molto carina come tecnica, perché dà veramente un po' più di spessore ai lavori che facciamo, un po' più di armonia. Non sono i classici lavori piatti, crea tutto un po' più. Io lo faccio anche un po' sulle orecchie, ecco, magari senza esagerare. Ecco qua,
Magari non si vede molto in video, però è bello colorato. Ecco, magari così si vede di più. Perfetto. A questo punto creeremo, diciamo così, il fiore. Per fare il fiore vi servirà una striscia di pannolenci del colore che desiderate. Le misure ve le dico subito, prendo il cartamodello ed è 46 centimetri. 46 centimetri per 10 centimetri a circa 4 centimetri, quindi qua a circa 4 centimetri fate una bella filza con un bel filo spesso. Se non avete un filo spesso, mettete il filo classico in cotone messo in doppio. La filza è grossolana, non vi preoccupate se non siete dritte, perché comunque poi verrà chiusa e anche in questo caso nessuno la vede, quindi veramente non impazzite. Non è il lavoro, il cucico creativo, ecco, non è un cucico sartoriale, quindi qualche errore o qualche imprecisione ve la potete anche permettere. Ok, facciamo una filza lungo tutta la lunghezza del pannolenci. Anche qui se i punti non sono identici non va bene, non è un problema. Se volete inserire la matita all'interno del coniglietto, è molto semplice. Adesso ve lo faccio vedere. Adesso qui vedi, poi chiudete, qui si verrà fuori un lavoro del genere e poi chiudete bene. Vi aiutate tenendo fermo e chiudete le due parti, le due estremità. Un bel nodo, ok. Allora, quando voi, se voi doveste decidere di fare la matita, voi non fate altro che cucire la parte qui del musino del coniglietto, lasciando aperta praticamente la parte centrale, inserite la matita, cercate ancora di cucire il più possibile e poi date una punta di colla a caldo. Non si scacca, non si scaccherà mai. È bella rigida e veramente a prova di bambino, quindi è davvero molto semplice. Allora, ritornando a noi, a questo punto avete un lavoro del genere. Ok, potete già anche lasciarla così. Io per essere più sicura e per dargli la forma un po' più compatta, decido di fare un giro, anche in questo caso, di juta, il cordoncino di juta. Ok, in questo modo poi creo anche questi penzoli. Ci faccio un bel nodo. Stringo. Ecco qua, in questo modo qua, e apro. Sembra un po' un fiorellino, ecco, un po' di allegria, un po' di armonia. Ok, a questo punto apro bene, metto un po' di colla a caldo all'interno, quindi qua, dove poi andrò ad appoggiare la testolina del mio coniglietto. In questo caso bisogna metterne un po' di colla a caldo, perché sennò fa fatica a rimanere attaccata. Ecco qua. E l'appoggio. Adesso qui ci vuole un po' che riesca a prendere. Intanto si pensa come decorarla, dovete pensare se poi incollarla sopra il coperchio di un vasetto oppure lasciarla anche appesa oppure semplicemente appoggiarla al tavolo e fare un po' una specie di cincrotavola, un segnaposto,
o decorare le mensole, diventa davvero molto carino, a volte serve veramente anche magari per fare un pensierino, magari dovete fare un pensierino anche a una vostra amica, a una collega o a una bambina, un bambino, e magari fate un piccolo pensiero anche solamente una scatola di cioccolatini, di ovette piccole di Pasqua, poi però ci ha legato un bel coniglietto realizzato a mano, viene sicuramente molto molto apprezzato. Ok, una volta che ha preso la colla, adesso non, cerco di non sforzarlo troppo perché ho paura che la colla non prenda benissimo. Ok, tagliamo l'estremità e potete fare i fiorellini. Per fare questi fiorellini, anche in questo caso, allora, se avete delle foschelle, tipo i cuoricini o anche le foschelle a fiore, utilizzatele. Per chi non avesse la Big Shop, non avesse le foschelle, può semplicemente prendere dei quadrati e chiuderli su se stessi, mettendo al centro una punta di colla a caldo, si stringe all'interno, ok, si chiude all'interno come in questo modo e si crea un fiorellino. Anche qui dovete rimanere un po'. Una volta che vedete che la colla calda ha preso, il fiorellino è fatto. Sull'angolo mettete un po' di colla e cominciate a decorare la testolina del coniglietto in questo modo. Poi l'effetto finale è così. Potete giocare con i colori. Adesso qui li ho messi verde e bianco. Potete fare le varianti di rosa, di viola, potete fare il vestitino rosa. Il fiocchettino giallo, veramente vi potete sbizzarrire. Allora, questo è veramente un progetto semplicissimo, alla portata di chiunque di voi. Spero che vi sia piaciuto, spero che questo vi possa rendere una Pasqua un po' diversa, creativa e sicuramente magari un po' più colorata. So che è un periodo difficile per tutti noi, ma ne usciremo e secondo me creare con le proprie mani, che sia il cucito, che sia la pittura, che sia anche solamente disegnare e scrivere, veramente aiuta. Quindi il mio consiglio, la pillola di saggezza di Sania, è create, ragazzi, leggete, siate sempre curiose e create. Appena avete tempo, create con i colori, che i colori aiutano e mettono allegria. Ciao ragazzi!